Giulia Dell'Ellis al GF VIP, la straordinaria storia dei suoi genitori. Giulia Dell'Ellis al Grande Fratello VIP, mia mamma è stata una ragazza madre, ha rischiato la vita per un aborto. All'interno della casa del Grande Fratello VIP inizia a crearsi una certa confidenza tra i coinquilini. Così, cominciano anche ad esserci le prime confessioni intime e private. Giulia Dell'Ellis ha perciò deciso di raccontare la storia di sua madre. Una vicenda molto toccante e forte, l'impossibilità di avere figli, l'essere stata una ragazza madre abbandonata con una figlia piccina a soli 19 anni e l'aborto che ne ha messo a repentaglio la vita. Insomma, una vita per niente facile quella vissuta dal genitore materno della ragazza di Damante. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio. Grande Fratello VIP, Giulia Dell'Ellis, a mia madre dicevano che non poteva avere figli, invece e. Tempo di confessioni sulla mamma per Giulia Dell'Ellis a Tristopoli, nella casa del Grande Fratello VIP. Le sue parole sono molto forti e toccanti, lei era una ragazza madre, a 19 anni ha avuto una figlia. Il suo uomo di allora se n'è andato subito. Quella figlia è mia sorella. Poi prosegue, mio padre infatti ha sempre detto che si è fidanzato con mia madre e mia sorella, che aveva 3 anni quando si sono conosciuti. Poi è arrivata lei, per la gioia di tutti, io sono arrivata quando lei aveva 32 anni. Dopo mia mamma ha provato ad avere un figlio, ma ha quasi rischiato la vita per un aborto grave. Gli hanno detto che non avrebbe più potuto avere figli e invece poi è arrivato mio fratello. La fidanzata di Damante spiega infine che i due genitori non si sono mai sposati, non sentendone il bisogno. Grande Fratello VIP, Giulia Dell'Ellis, i miei genitori non hanno mai avuto bisogno di una certificazione. I miei genitori si sentivano una coppia vera e non avevano bisogno del matrimonio, una certificazione. Così non si sono mai sposati, ha poi chiosato Giulia. La storia è stata narrata davanti a Cristiano Malgioglio, Aida Espica e la modella Ivana, che sono rimasti molto colpiti dalla vicenda.